Dal 21 novembre al 7 dicembre sarà in programmazione presso la Sala Verga del Teatro Stabile di Catania il Giardino dei Ciliegi, su regia di Giuseppe Di Pasquale. Lo Stabile non allestiva questo capolavoro di Chekhov dall'ormai lontano 1985. La nuova produzione è stata presentata il 14 novembre in conferenza stampa, in presenza del presidente del teatro Nino Milazzo e dell'intera compagnia. Il Giardino dei Ciliegi ha un protagonista invisibile, un protagonista che Chekhov scrive e che non dovrebbe apparire mai. E noi abbiamo provato, azzardato con un trucco, come ci permette lo spettacolo teatrale, di farlo apparire, non solo farlo apparire fisicamente in scena, ma addirittura permeare tutta la scena della sua presenza. Sto parlando esattamente del Giardino dei Ciliegi, proprio il giardino stesso è il protagonista invisibile. E difatti tutta la vicenda del giardino sarà simbolicamente rappresentata dalla disfatta e dalla distruzione di questo giardino che rappresenta la famiglia Raneskaya, ma rappresenta un'epoca, rappresenta una classe aristocratica che viene tranciata, viene comprata, viene lottizzata dall'ex contadino Lopakin che ne acquista il potere e ne fa dei villini. È simbolo di una trasformazione e la sua modernità ancora grida alle nostre orecchie. L'opera narra le vicende di un'aristocratica russa, Liuba, che sarà interpretata da Magda Mercatali, costretta a lasciare una grande proprietà, che include anche un giardino di ciliegi, nel XIX secolo, periodo in cui decadeva l'aristocrazia e nasceva la borghesia dopo l'abolizione del sistema feudale, nel 1861. Liuba è uno dei personaggi più belli del teatro mondiale. Io sono una cecoviana convinta, amo Chekhov spassionatamente. E Liuba è un personaggio che vive, è un personaggio passionale, che ama, che pecca, è un personaggio, se vuoi, superficiale, è un personaggio pigro, è un personaggio meraviglioso, ecco. Il giardino è infatti acquistato da un contadino, Lopakin, interpretato da Pippo Pattavina. Sono felice di interpretare questo personaggio, Lopakin, che è un personaggio a tutto tondo e la nuova classe che avanza, il nuovo che avanza, è un pragmatico e oggi si direbbe forse un palazzinaro, è colui che compra il giardino dei ciliegi, che crea un grande dispiacere alla classe che sta scomparendo, capitanata da Liuba e dal fratello, però malgrado lui anziché farlo comprare ad altri giardino, lo ha comprato lui, creando proprio in Liuba questo dispiacere proprio perché l'ha comprato lui, in quanto Lopakin nella sua idea era destinato a diventare il marito di una sua figliastra, quindi lei si è sentita tradita da questo punto di vista. Io sono felicissimo perché è uno spettacolo splendido e mi auguro che abbia un successo enorme per come merita.